siamo alla Locanda delle Lame del Bano Vercellese. È un posto particolare, è un nostro progetto che inizia 2 anni fa tra i ragazzi di Albano che hanno deciso un giorno di iniziare questa grande avventura. Abbiamo messo insieme il fatto di essere guide turistiche, guide naturalistiche, cicloturistiche e quindi ci piace quando le persone vengono a mangiare da noi non solo preparargli un risotto ma anche raccontargli qualcosa di questo territorio che è piccolo, perché Albano 300 abitanti sembra di non poter dar nulla e invece ha una storia, una tradizione e ci piace appunto mettere tutte queste cose insieme. Cerchiamo di essere semplici, cioè di portare proprio quello che si cucina nelle case del nostro territorio. Fondamentalmente per quanto mi riguarda, perché mi piace anche mangiare e di conseguenza ho il desiderio di creare qualcosa che sia più buono che bello, che oggigiorno non è così scontato. Oggi ci apprestiamo a preparare il risotto toma e rosmarino, che è un risotto molto semplice. Alla base abbiamo la toma della Valsesia, la toma di Piode per esattezza, che è una toma di media stagionatura, una toma un po' caratterizzata da questa crosta gialla. La Valsesia è la valle vercellese per antonomasia ed è la valle del Monte Rosa. Fondamentalmente le tappe sono molto semplici perché una volta creato il soffritto con la cipolla si fa tostare il riso, che è forse l'operazione un po' più delicata. E poi la cosa un po' caratteristica di fare il risotto è che questa è una parte in cui usa un senso diverso, nel senso che per capire che il riso è tostato canta, quindi senti proprio che scoppietta lievemente. Quando cominci a sentire un rumore che proviene dal risotto vuol dire che l'hai tostato correttamente. E poi cominciare a sfumare. Alziamo un po' la fiamma perché la parte alcolica del vino deve evaporare. Cominciamo ad aggiungere il brodo. A 5 minuti dalla fine della cottura aggiungiamo il rosmarino, dopo averlo aggiustato di sale. Il rosmarino esalta un po' il gusto della toma e a sua volta non rischia di sparire dietro l'importanza del gusto del formaggio. A quel punto, quando il riso sarà cotto e avremo tarato correttamente la quantità di brodo al suo interno, lo tiriamo giù dal fuoco e mantechiamo con una noce di burro e la toma che abbiamo precedentemente tagliato. Poi dal punto di vista decorativo si possono fare tante cose, in questo caso noi abbiamo usato qualche ciuffo di rosmarino, qualche listarella di toma e 2 fiori di rosmarino che danno sempre un colpo di colore al piatto. È bello vedere che il cliente che entra, magari anche straniero, che arriva qua e trova non solo il ristorante in cui è un cameriere che gli porta i piatti, ma siamo noi che li incalziamo per cercare di raccontargli qualcosa, per dargli una cartina, per dirgli guarda che qua ci sono tante cose da vedere. Poi cerchiamo a quel punto di prenderli per la gola attraverso la cucina.